Ed eccoci qui Alfredo, siamo con il candidato sindaco Francesco Menna che ormai è vittorioso, si riprende ancora per 5 anni il comando di Palazzo di Città perché si è affermato con il 62,17% sul candidato di centrodestra Guido Giangiacomo che si è fermato al 37,83%, gioia indescrivibile, la possiamo dire. Una grande emozione, un grande affetto, un grande amore, un gesto straordinario della città nei confronti miei, nei confronti di una coalizione, di un'idea di città. Un grazie di cuore, un grande profondo senso di gratitudine a tutti i cittadini, una stretta di mano per ricominciare fin da domani a lavorare, a produrre, a rendere ancora più bella quella che è la nostra città. Ecco, tra poco inizierà anche una breve festa qui in piazza vicino al comune. Ecco, da adesso si gode questo momento e poi, come ha detto lei, si torna già a lavorare perché Vasto ha bisogno di tante, tante, tante cose. Ha bisogno di lavoro, di decoro, di innovazione, di attenzione. Ha bisogno di operosità, ha bisogno di classe dirigente rinnovata e rinnovabile che si prepara per il futuro. Ha bisogno di grande energia e soprattutto di uomini e donne capaci di interpretare il futuro. Ecco, poco fa l'abbraccio e la stretta di mano con il candidato sindaco sconfitto Giangiacomo, che cosa vi siete detti, se possiamo saperlo? Ci siamo detti buon lavoro perché ricomincerà un consiglio comunale all'insegna del buon governo e anche di un'opposizione che mi auguro sicuramente costruttiva. Ecco, ce l'avevamo detto anche quando abbiamo fatto l'appello del candidato, no? Vasto ha bisogno anche di innovazione, Vasto ha bisogno di entrare nella transizione ecologica. La transizione ecologica è la grande sfida, noi abbiamo lanciato progetti da anni sulla Via Verde Costa dei Trabocchi, sulle piste, sulle riserve, sull'area SIC, sul rispetto dell'ambiente, sull'evitare gli strupi cementisi lungo la costa, sul creare un'urbanistica dell'equilibrio virtuosa dell'ambiente, del recupero, del riuso, del riciclo. Abbiamo creduto nell'isola ecologica, nel centro del riuso, nella differenziazione, in tutto ciò che si basa su un principio molto semplice, il principio di equità intergenerazionale, cioè quello di lasciare un mondo migliore di quello che abbiamo trovato. E poi c'è il capitolo ZES. La ZES ci ha portato a lavorare sul mondo delle associazioni industriali, sul mondo delle associazioni produttive, dell'ambiente, creando una ZES che ha conciliato di tutto, veramente con una delibera che ha ricevuto il plauso generale. Ora però bisogna che la regione, il governo regionale, il governo nazionale ci premi ancora di più. Vasto è una città di supporto alle grandi aziende, alle grandi attività produttive, la città del porto, della variante della statale 16, della ZES, della fibra ottica e dovrà essere anche la città della sicurezza, della procura e del tribunale. Chiudiamo con il centrosinistra che si prende 4 città importanti su 5 che erano al ballottaggio in regione, un nuovo centrosinistra che nasce. Un nuovo centrosinistra in provincia di Chieti, un modello da lanciare in Abruzzo, un modello di buon governo, di interpretare la realtà, di essere vicino ai lavoratori, ai più deboli, ai più bisognosi, di essere un centrosinistra dell'ambiente, delle grandi passeggiate, delle piste ciclabili, delle riserve, delle vie verdi, il centrosinistra, quello che vogliamo, quello che diceva il grande Vittorio Foa. Una sinistra che pensa a sé ma pensa anche agli altri e io dico soprattutto agli altri. E grazie al sindaco rieletto Francesco Menna che guiderà la città aragonese fino al 2026. Se non ci sono domande, linea allo studio.